CAU en el Instituto de Historia UCE. Agradecemos a la Embajada de Italia en Chile, al Instituto Italiano de Cultura, a la Pontificia Universidad Católica de Chile y al Instituto de Historia UCE, y especialmente al profesor Carlos Ginzburg. La sesión de hoy cierra el ciclo en los hombros de los gigantes: Dante, Maquiavelo, Miguel Ángel, Montaigne. Ha sido un honor poder oír las presentaciones a la distancia y se destaca el público que nos acompaña desde distintos lugares. Hoy viernes 18 de junio la presentación se titula El secreto de Montaigne. Su charla va a durar 40 minutos y luego tendremos 30 minutos de preguntas que pueden enviarnos por el chat. Antes de comenzar, les recuerdo que a quienes estén conectados en Zoom, contamos con traducción simultánea al castellano, para lo cual tienen que elegir en la botonera el idioma de la traducción. En Zoom, o sea, en YouTube estamos transmitiendo en italiano, pero luego tendremos disponible la versión en castellano. Muchas gracias, profesor Ginzburg. Ha sido un honor recibirlo en estas tres ocasiones, los viernes de Ginzburg, y lo agradecemos profundamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Es un honor, es un privilegio. Muchísimas gracias. L'uomo, scrisse Montaigne, è invero un soggetto meravigliosamente vano, vario e ondeggiante. È difficile farsene un giudizio costante e uniforme. Un passo citato innumerevoli volte, così come l'avvio lecteur con cui si aprono i saggi. La prossima. Voglio che mi si veda qui nel mio modo d'essere semplice, naturale e consueto, senza affettazione né artificio, perché è me stesso che dipingo. Ma è possibile ritrarre un soggetto ondeggiante come l'uomo, nella fattispecie Michel de Montaigne, in una forma semplice, naturale e consueta? La risposta per Montaigne era tutt'altro che scontata. Non si trattava soltanto delle convenzioni che gli impedivano di ritrarsi come avrebbe desiderato la prossima. Per intero e tutto nudo, al pari degli abitanti delle terre recentemente scoperte, vicini alla dolce libertà delle primitive leggi della natura. C'era un'altra e più grave difficoltà, di cui Montaigne diventò a poco consapevole, fino a renderla esplicita nel terzo libro dei Saggi, 1588. La prossima. Il mondo non è che una continua altalena. Tutte le cose vi oscillano senza posa. La terra, le rocce del Caucaso, le piramidi d'Egitto, e per il movimento generale e per il loro proprio. La stessa costanza non è altro che un movimento più debole. Io non posso fissare il mio oggetto. Esso procede incerto e vacillante per una naturale ebbrezza. Io lo prendo in questo punto com'è nell'istante in cui mi interesso a lui. Non dipingo l'essere, dipingo il passaggio. Non un passaggio da un'età all'altra, o come dice il popolo, di sette in sette anni, ma di giorno in giorno, di minuto in minuto. Bisogna che adatti la mia descrizione al momento. Fine della citazione. Non dipingo l'essere, dipingo il passaggio. Un'impresa letteralmente impossibile, almeno in un contesto cinquecentesco. Il lettore di oggi pensa inevitabilmente al cinema. Di fatto, le immagini evocate da Montaigne per comunicare il senso dei propri saggi non suggeriscono il movimento, ma l'artificio. In primo luogo, le grottesche. La prossima. Considerando il procedimento seguito da un pittore in un'opera che possiedo,
mi è venuta la voglia di imitarlo. Egli sceglie il posto più bello e il centro di ogni parete per collocarvi un quadro fatto con tutto il suo talento, e il vuoto tutto intorno lo riempie di grottesche, che sono pitture fantastiche, le quali non hanno altro merito che la loro varietà e stranezza. Che cosa sono anche questi, in verità, questi saggi, se non grottesche e corpi mostruosi, messi insieme con membra diverse, senza una figura determinata, senza altro ordine, né legame, né proporzione, se non casuale? Desinit impiscem mulier formosa superne. Finisce in pesce una donna bella nella parte superiore. Orazio, Ars Poetica. Pitture fantastiche, messe insieme con membra diverse, un intarsio mal connesso. Le analogie iconiche usate da Montaigne per definire i propri saggi evocano la cultura figurativa che siamo soliti chiamare manierismo. Al tempo stesso sottolineano l'elemento artificiale che caratterizza il progetto di, cito, ritrarre al naturale, pur traire au vif se stesso. Siamo, come si vede, lontanissimi dal, cito, modo d'essere semplice, naturale e consueto, senza affettazione né artificio, nella citazione evocato nella Rio Lecteur. L'immagine dei propri saggi come grottesche e corpi mostruosi apre la strada, nel terzo libro pubblicato nel 1588, all'immagine di se stesso come mostro e miracolo. Non ho visto prodigio, la prossima, non ho visto prodigio né miracolo al mondo più evidente di me stesso. Ci si abitua ad ogni stranezza con la consuetudine e col tempo, ma più mi frequento e mi conosco, più la mia difformità mi stupisce, meno mi capisco. Fine della citazione. L'apologia di Raymond Sebon, il più lungo e il più ambizioso dei saggi di Montaigne, è, come noto, un testo paradossale. La presunta apologia del teologo quattrocentesco, di cui Montaigne aveva tradotto l'opera per obbedire al padre, apre la strada ad un'argomentazione scettica. Essa viene introdotta in maniera graduale. In un primo tempo viene esaminato l'uomo come essere privo della grazia divina e la sua pretesa di essere al centro del mondo. La prossima. Consideriamo dunque per ora l'uomo solo, senza soccorso esterno, armato delle sue sole armi e sprovvisto della grazia e della conoscenza divina, che è tutto il suo onore, la sua forza e il fondamento del suo essere. Vediamo quanto egli possa resistere in questo bello stato. Che egli mi faccia capire con la forza del suo ragionamento su quali basi ha fondato quei grandi privilegi che pensa di avere sulle altre creature. Chi gli ha fatto credere che quel mirabile movimento della volta celeste, la luce eterna di quelle fiaccole ruotanti così arditamente sul suo capo, i movimenti spaventosi di quel mare infinito siano stati determinati e perdurino per tanti secoli per la sua utilità e per il suo servizio? È possibile immaginare qualcosa di tanto ridicolo quanto il fatto che questa miserabile e meschina creatura, che non è neppure padrona di se stessa ed è esposta alle ingiurie di tutte le cose, si dica padrona e signora dell'universo, di cui non è in suo potere conoscere la minima parte, tantomeno comandarla? Fine della citazione. Fin qui niente di apertamente provocatorio, ma le parole, cito,
quei grandi privilegi che pensa di avere sulle altre creature, aprono la strada alla parte centrale del saggio, imperniata sul confronto tra l'uomo e gli animali, a vantaggio di questi ultimi. La prossima. La più calamitosa e fragile di tutte le creature è l'uomo, e al tempo stesso la più orgogliosa. Essa si sente e si vede collocata qui, in mezzo al fango e allo sterco del mondo, attaccata e inchiodata alla peggiore, alla più morta e putrida parte dell'universo, all'ultimo piano della casa e al più lontano dalla volta celeste, insieme agli animali della peggiore delle tre condizioni. E con l'immaginazione va ponendosi al di sopra del cerchio della luna e mettendosi il cielo sotto i piedi. È per la vanità di questa stessa immaginazione che egli si uguaglia a Dio, che si attribuisce le prerogative divine, che trasceglie e separa se stesso dalla folla delle altre creature, fa le parti agli animali, suoi fratelli e compagni, e distribuisce loro quella porzione di facoltà e di forze che gli piace. Come può egli conoscere, con la forza della sua intelligenza, i moti interni e segreti degli animali? Da quale confronto fra essi e noi deduce quella bestialità che attribuisce loro? Quando mi trastullo con la mia gatta, chissà se essa non faccia di me il proprio passatempo più di quanto io faccia con lei? Quando mi trastullo con la mia gatta, in questo brusco slittamento dal tono alto della filosofia a quello basso dell'esperienza quotidiana, riconosciamo il timbro inconfondibile della voce di Montaigne. Ma questo gesto di affettuosa familiarità con il lettore non deve trarre in inganno, così come non deve trarre in inganno l'apparente credulità con cui, pagina dopo pagina, Montaigne registra esempi innumerevoli di intelligenza degli animali, tratti dall'antichità o dalla vita quotidiana. Questo susseguirsi di aneddoti ha uno scopo che affiora a poco, la prossima. Bisogna notare che per ciascuna cosa niente è più caro e stimabile del proprio essere. Il leone, l'aquila, il delfino non stimano niente al di sopra della loro specie, e che ognuno riferisce le qualità di tutte le altre cose alle proprie qualità. E queste noi possiamo sì ampliarle e limitarle, ma è tutto. Di fatto, al di fuori di questo rapporto e di questo principio, la nostra immaginazione non può andare, né indovinare alcunché di diverso, ed è impossibile che esca di là e che vada oltre. Di qui nascono quelle antiche conclusioni: di tutte le forme, la più bella è quella dell'uomo. Dio dunque ha tale forma. Nessuno può essere felice senza virtù, né la virtù essere senza ragione, e la ragione non può albergare altro che nella figura umana. Dio dunque è rivestito della figura umana. Fine della citazione. Fermiamoci un momento. La prossima. Dio dunque è rivestito della figura umana. Montaigne sta parlando delle antiche conclusioni, ossia dei greci e dei romani. Segue una citazione dal De Natura Deorum di Cicerone. Tale è l'abitudine e il pregiudizio della nostra mente che quando pensa a Dio subito le si presenta la figura umana. Fine della citazione. A questo punto, con una mossa decisiva, in un passo inserito nella seconda edizione dei Saggi, 1588, Montaigne rinvia un celebre frammento del filosofo greco Xenofane, VI secolo avanti Cristo. Prossima.
Pertanto Senofare diceva argutamente che se gli animali si fabbricano degli dèi, come è verosimile che facciano, li fabbricano certamente simili a se stessi e se ne fanno vanto come noi. Di fatto, perché un papero non potrebbe dir così? Tutte le parti dell'universo mi riguardano. La terra mi serve a camminare, il sole a darmi luce, le stelle a ispirarmi i loro influssi. Ho il tale vantaggio dai venti, il tal altro dalle acque. Non c'è cosa che questa volta celeste guardi con altrettanto favore quanto me. Sono il beniamino della natura. Non è forse l'uomo che mi nutre, mi alloggia, mi serve? È per me che egli fa seminare e macinare. Se mi mangia, così fa l'uomo anche col suo compagno. E così faccio io con i vermi che uccidono e mangiano lui. Altrettanto potrebbe dire una gru, e più orgogliosamente ancora per la libertà del suo volo e il possesso di quella bella e alta regione. Fine della citazione. L'avverbio argutamente, plaisamment, che apre il rinvio a Senofane, non deve trarre in inganno. La scarsità dei riferimenti a Cristo nei saggi è stata notata, ma se non sbaglio ci si è lasciati sfuggire il nesso con questa pagina, centro dell'intera apologia. Montaigne finge di scherzare, ma fa terribilmente sul serio. Chi parla qui è il discendente, per parte di madre, dei Lup, Lopez de Villanueva, ebrei spagnoli convertiti. La derisione della superbia dell'uomo, che si crede centro del mondo, fa capire quanto sia assurda l'idea che Dio abbia potuto incarnarsi assumendo forma umana. Un'argomentazione aggressivamente criptogiudaica, esibita sotto gli occhi di tutti, un segreto di cui quasi nessuno si accorse, né allora né poi. Alquanto spinosiano e, come si dice, panteista, scrisse Sainte-Beuve nel suo Port-Royal, commentando l'apologia di Raymond Sebond. Nelle pagine di Sainte-Beuve, dedicate a Montaigne, il nome di Spinoza ritorna varie volte. Ma se, raccogliendo questa provocazione, rileggiamo la pagina di Montaigne al posto del Deus sive natura di Spinoza, troviamo una contrapposizione tra la natura e Dio. Nella natura, dice Montaigne, tutto è tempo, tutto è divenire. In Dio il tempo non esiste. Cito. La prossima. Poiché nemmeno in essa c'è qualcosa nella natura, c'è qualcosa che rimanga né che sia consistente, ma tutte le cose sono nate o nascenti o morenti. Per cui sarebbe peccato dire di Dio che è il solo che è stato o che sarà. Perché questi termini sono cambiamenti, passaggi o vicende di ciò che non può durare né rimanere in essere. Quindi bisogna concludere che Dio solo è, non secondo alcuna misura di tempo, ma secondo un'eternità immutabile e immobile, non misurata dal tempo, né soggetta ad alcun mutamento, davanti al quale nulla è, né sarà dopo, né più nuovo o più recente, ma qualcosa che realmente è, che con un solo ora riempie il sempre. E non c'è nulla che sia veramente se non lui solo, senza che si possa dire è stato o sarà, senza principio e senza fine. Fine della citazione. A questo punto Montaigne rinviava, senza nominarlo, all'amatissimo Plutarco, a questa conclusione così religiosa di un uomo pagano, ma Plutarco aveva scritto tutt'altro. In una pagina famosa del suo trattatello su Iside e Osiride si legge che la statua di Iside esposta a Sais in Egitto recava la seguente iscrizione:
prossimo. Sono tutto ciò che è stato, che è e che sarà. Nessun mortale ha potuto sollevare il velo che mi copre. Fine della citazione. Come si spiega il rovesciamento del passo di Plutarco da parte di Montaigne? La risposta, se non erro, è questa. Montaigne aveva riletto la pagina di Plutarco attraverso un passo di Arnoux Le Ferron, suo collega al Parlamento di Bordeaux. In una raccolta incentrata sullo scritto pseudo-aristotelico contro Senofane, Zenone e Gorgia, Le Ferron definiva la natura così. Prossimo. Illa sempiterna, immortalis, nunquam genita natura, cui nullum tempus affert commutazione. Quell'eterna, immortale, mai generata natura, a cui il tempo non porta mai mutamento. Natura sibe Deus. Sia chiaro, qui non si tratta dell'identità di Montaigne, marrano oppure mezzo ebreo, oppure né l'uno né l'altro. La nozione di identità è, oggi più che mai, uno strumento politico, ma il suo valore analitico è nullo. Il punto è un altro, il significato dell'apologia di Raymond Sebel. È lecito supporre che questo scritto racchiuda un significato nascosto? Con questa domanda ci si addentra in un terreno notoriamente minato. Come dimostrare la realtà di ciò che è per definizione nascosto? Si è chiesto Shmuel Trigano nell'introdurre un libro di Sophie Jamin intitolato L'histoire juive de Montaigne, la storia ebraica di Montaigne, uscito nel 2001, e ha proseguito, cito, è questo il criterio in base a cui va valutata la tesi di Sophie Jamin, progetto intrinsecamente non verificabile, benché l'argomentazione sia convincente, se l'atto stesso di dire e di scrivere sottintende l'intenzione di dissimulare. Fine della citazione. Né Sophie Jamin né Shmuel Trigano si sono soffermati sull'apologia di Raymond Sebel. La tesi di Sophie Jamin parte dalla scoperta dell'identità tra la data dell'avvio lecteur, l'avviso al lettore della prima edizione dei saggi, 1 marzo 1580, e la festività di Purim nel calendario ebraico. Questa data venne aggiornata nella seconda edizione, 12 giugno 1588, per riemergere nell'esemplare di Bordeaux che contiene le correzioni introdotte da Montaigne in vista della nuova edizione dei saggi destinata ad apparire posto. Qui Montaigne, la prossima per piacere. Alla fine dell'avvio lecteur cancellò, lo vedete alla fine della pagina, cancellò la data della seconda edizione e scrisse di suo pugno 1 marzo 1580, ce 1er de mars 1580. L'identità con la festività di Purim potrebbe essere frutto di una coincidenza. Più difficile spiegare il reinserimento della data della prima edizione. L'ipotesi di un Montaigne marrano è stata formulata a partire da questi elementi contestuali, deve essere verificata sulla base di un'analisi dei testi. Diversamente da Shmuel Trigano, ritengo che un testo scritto, forse in maniera criptica, possa essere decifrato tenendo presenti le indicazioni contenute nel saggio fondamentale di Leo Strauss, Persecution and the Art of Writing, La persecuzione e l'arte dello scrivere, 1941. Ho cercato di tener presenti quelle indicazioni nell'analizzare l'apologia di Raymond Sebel. Solo dopo aver identificato il suo nucleo criptogiudaico
Ho scoperto che Sainte-Beuve aveva scritto a proposito di Montaigne, la prossima. Può anche essere sembrato un ottimo cattolico, a parte il fatto che non è mai stato cristiano. Da un punto di vista completamente diverso, in un saggio volto a confutare con argomenti poco convincenti e poco convinti la tesi della marginalità di Cristo nei saggi, Alain Le Gros ha osservato, prossima citazione: bisogna riconoscere che in Montaigne il discorso è raramente univoco. Ogni interpretazione può, per così dire, nasconderne un'altra. La convergenza tra l'interpretazione cripto-giudaica dell'apologia di Raymond Sebon, proposta qui, e riemergere nell'esemplare di Bordeaux della data della prima edizione, identificata da Sophie Jamat come data di Purim, induce a porsi una domanda: perché? È possibile che Montaigne abbia visto nella consuetudine di mascherarsi, legata alla festività di Purim, una metafora del proprio giudaismo nascosto, mascherato? Uno dei primi documenti sull'uso di mascherarsi per Purim si trova in una raccolta di responsa del rabbino Yehuda Mintz, stampata a Venezia nel 1553. Alla domanda se fosse lecito indossare facce, cioè maschere, e di travestirsi di uomini in donne e viceversa in occasione di Purim, Yehuda Mintz aveva risposto, contro il parere di un altro rabbino, che questi comportamenti erano permessi e assolutamente non peccaminosi. Nell'indice del volume, verosimilmente preparato dal curatore, il rabbino padovano Meir Katzenelnbogen, autore dell'introduzione, il responso è indicato in questi termini. La prossima. Sulla consuetudine di uomini e donne di travestirsi, letteralmente di farsi strani, con facce chiamate maschere. Un eco di questa consuetudine potrebbe essere arrivata a Montaigne, non sappiamo per quali vie, nel 1580 se non prima. Si è tentati di trovarne una traccia, deliberatamente rielaborata, nel saggio del governare la propria volontà. La riflessione di Montaigne sul contrasto tra l'io privato e l'io pubblico, nel suo caso l'aver assunto la carica di sindaco di Bordeaux, sfocia in una citazione da Petronio. La prossima. La maggior parte delle nostre occupazioni sono da farsa. Mundus universus exercitis omnium. Il mondo intero pratica l'arte della commedia. Attraverso la traduzione dei saggi di Montaigne da parte di John Florio, la citazione venne ripresa da Shakespeare. As you like it, come vi piace. Tutto il mondo è una scena di teatro. Tutti gli uomini e le donne sono semplici attori. Ma vediamo come continua Montaigne. Prossimo. Bisogna recitare a dovere la nostra parte, ma come parte d'un personaggio preso a prestito. Della maschera e dell'apparenza non bisogna farne un'essenza reale, né dell'estraneo il proprio. Noi non sappiamo distinguere la pelle dalla camicia. È già insufficiente infarinarsi il viso senza infarinarsi il petto. Vedo alcuni che si trasformano e si transustanziano in nuove figure e nuovi esseri a seconda delle cariche che assumono e che si imprelatano fino al fegato e agli intestini e si portano dietro la loro carica fino alla latrina. Fine della citazione. Il dubbio che la contrapposizione tra maschera e apparenza alluda qui in maniera aggressiva alla dissimulazione religiosa nasce da due parole: si transustanziano e si imprelatano. Un riferimento alla transustanziazione in un passo che finisce
in una latrina è perlomeno inatteso, così come è inatteso il neologismo se prelate, si prelatano. Uno scoppio di rabbia anticattolica e anticlericale di chi sta digrignando i denti sotto la maschera che gli copre il viso. Si è soliti attribuire a Montaigne l'invenzione del genere saggio, un'affermazione troppo netta che invita ad approfondire l'indagine. Secondo la tradizione, Jacques Pelletier, un suo amico, sarebbe stato uno degli autori di un libro intitolato Discorsi non più melanconici che svariati su cose che appartengono alla nostra Francia, pubblicati in forma anonima a Poitiers nel 1556. In una serie di capitoli si riconoscono i temi cari a Pelletier, dalla trasformazione delle lingue alla loro trascrizione. A prossimo. Degli accenti e del modo in cui si pronunciano oggi il greco e il latino, della corruzione della nostra lingua francese, eccetera. Pagine come queste, se gli capitò di leggerle, avranno suggerito a Montaigne l'immagine sarcastica del pedante evocato nel saggio della solitudine. La prossima. E questi, tutto catarroso, cisposo e sporco, che vedi uscire dopo mezzanotte da uno studio, pensi forse che cerchi fra i libri come diventare migliore, più contento e più saggio? Niente affatto. O ci morirà o insegnerà alla posterità la misura dei versi di Plauto e la vera ortografia di una parola latina. Fine della citazione. Ma nei discorsi non solo melanconici ma diversi, in un capitolo intitolato, cito, sul profitto che deriviamo dalle lettere e dai libri e sulla gloria dei nostri rimatori, Montaigne avrebbe potuto trovare qualcosa di diverso. La prossima. I mutamenti degli imperi e delle lingue, l'acqua, il fuoco, le guerre, i topi, le tignole, gli ignoranti delle lettere, hanno fatto perire la maggior parte dei libri degli antichi e tra i migliori. Per questo, coloro che si mettono a fare dei libri per rendersi immortali attraverso i propri scritti si ingannano e sono male informati. Poveri uomini, siete così poco uomini? Non avete sentito i vostri filosofi predicare che sotto la luna non vi è nulla che non sia soggetto alla morte, al di fuori dello spirito che Dio ha dato agli uomini? E voi volete rendervi immortali attraverso i vostri scritti? Questa pagina potrebbe aver sollecitato la curiosità di Montaigne. Ma c'è di più. Il tema dei poeti che si credono immortali ritorna nello stesso capitolo più avanti. La prossima. Si lodano fino all'ultimo cielo e finalmente si credono immortali. La morte, né morte, dice uno. L'altro, qui la prossima immagine, scusate. Alla fine, come vedete, all'ultima riga, l'autre, c'est lui jusqu'au dernier ciel, et finalement ne se croit immortel. La mort, ni mort, dit l'un. L'autre, segue in corsivo la scritta, questo capitolo è imperfetto, seguita da due parole greche, utos melancola e melanconico. L'insistenza sulla melanconia, ripresa nel titolo del libro, discur non più melancolique che diver, fa pensare alla pagina in cui Montaigne giustificò retrospettivamente il proprio progetto. Prossimo. È un umore, la prossima ancora, è un umore melanconico, è un umore quindi molto contrario alla mia indole naturale, prodotto dalla tristezza della solitudine nella quale qualche anno fa mi ero immerso e mi ha dapprima messo in mente questa fantasia di mettermi a scrivere. E poi, trovandomi del tutto sprovvisto
e vuoto di ogni altra materia, ho presentato me a me stesso come argomento e soggetto, il solo libro al mondo della sua specie, di un disegno rozzo e stravagante. Fine della citazione. Ma più ancora colpisce alla fine del capitolo sul profitto che deriviamo dalle lettere e dai libri l'ostentazione provocatoria, quasi insolente, dell'incompletezza, che sembra quasi invocare un'aggiunta, un allongeai, una parola che usa Montaigne nei suoi saggi. Quel capitolo Montaigne avrebbe o avrà potuto trovare un precedente e una giustificazione della propria poetica del non finito. Ma a un certo punto, inevitabilmente, la fine arriva. La morte, in lettere maiuscole, la morte. Nel saggio Filosofare e imparare a morire, Montaigne sostiene che alla morte bisogna pensare di continuo, anche se nessuno lo fa. Essi vanno, vengono, trottano, danzano, della morte nessuna notizia. E tuttavia è possibile non solo pensare, ma anche parlare della morte? Si ha l'impressione che questa domanda sia fatta strada nella mente di Montaigne a poco, attraverso una riflessione ininterrotta sul linguaggio. Si comincia col paradosso del cretese. Prossimo. Prendiamo la frase che la logica stessa ci presenterà come la più chiara. Se dite fa bel tempo e dite la verità, fa dunque bel tempo. Non è questa una forma certa di parlare? Eppure ci ingannerà. A riprova teniamo dietro all'esempio. Se dite io mento e dite il vero, dunque mentite. L'arte, la ragione, la forza della conclusione di questa frase sono uguali all'altra. Tuttavia, eccoci impantanati. Fine della citazione. Con ciò siamo apparentemente al trionfo dello scetticismo. Ma è una vittoria effimera, perché anche lo scetticismo si scontra con i limiti del linguaggio. Prossimo. Vedo i filosofi pirroniani, cioè scettici, che non possono esprimere la loro concezione generale in alcuna forma di parlare, perché occorrerebbe loro un nuovo linguaggio. Il nostro è tutto formato di proposizioni affermative che sono loro assolutamente invise. Sicché quando dicono io dubito, li si prende subito alla gola per far loro riconoscere che almeno affermano e sanno questo, che dubitano. E tuttavia, la constatazione che il nostro linguaggio, il linguaggio umano, è tutto formato di proposizioni affermative, viene contraddetta da Montaigne poche righe dopo, attraverso la proposizione della propria impresa, del proprio motto. La prossima. Che cosa so? Come io l'ho posta per motto su una bilancia. Que sais-je? Comme je la porte à la devise d'une balance. Il motto è formulato infatti come un'interrogazione, non sotto forma di affermazioni quali io ignoro o io dubito. Il motto e l'immagine che costituivano quell'impresa destinata a diventare celeberrima rovesciavano ciò che Montaigne aveva affermato molti anni prima in una lettera a Monsignor de Même, signore di Roissy, che precede la traduzione delle Règle du mariage, le regole del matrimonio di Plutarco, tradotte da Étienne Laboissy, grande amico di Montaigne. Scriveva nel 1570 Montaigne. Prossimo. Signore, una delle più notevoli follie degli uomini è l'usare la forza dell'intelligenza per distruggere e scandalizzare le opinioni comunemente accolte che ci danno soddisfazione e contentezza. Costoro, per sembrare di possedere uno spirito più spregiudicato e più sveglio, che riceve ed accoglie solo ciò che è stato sondato e bilanciato mille volte dalla ragione più sottile, finiscono, dopo una lunga ricerca,
per riempire il proprio animo di dubbio, di inquietudine e di febbre. Nei confronti di questi critici delle opinioni comunemente accolte, Montaigne prendeva allora risolutamente le distanze. Quasi 20 anni dopo, la bilancia che vaglia le opinioni ricevute dalla ragione più sottile, la domanda alimentata dal dubbio incessante, si intrecciarono dell'impresa di Montaigne. Che cosa so? Che sei? In questo modo Montaigne rileggeva non solo la medaglia che aveva fatto fare nel 1576 con quell'impresa, ma anche la dedica del 1570 a Monsignor de Maine. Due parole chiave, bilanciare e dubbio, avevano cambiato di segno. Da negative erano diventate positive. Un rovesciamento radicale che sembra sfuggito agli interpreti. Tutto ciò impedisce di scorgere, come pure è stato fatto nella frase che nella dedica del 1570 seguiva immediatamente il passo citato, prossima, non è senza motivo che l'infanzia e la semplicità sono state raccomandate dalla verità stessa, il segno di un persistente cristianesimo di Montaigne. Questa presunta continuità ignora la tortuosa traiettoria sottolineata dal rovesciamento di cui si è detto, una tacita palinodia che portò all'apologia di Raymond Sebon, al suo messaggio nascosto, insinuato da un soggetto meravigliosamente vano, vario e ondeggiante. Grazie. Muchas gracias. Es realmente un honor poder escucharlo. Les quiero recordar que tenemos el chat disponible para que nos envíen sus preguntas. En el chat aparece bravo, bravo, bravo de Diego Hernández. Acá no hay el sonido, ¿verdad? Sí. Así que no sé si alguien tiene alguna primera pregunta que podamos hacer. No. A mí no me llegan, Andrea. Aparecen las gracias, pero a mí yo no sé si estas las preguntas y ya no las veo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Claudio, Rafael. Una curiosidad, Carlo. Yo soy muy ignorante en estas materias y pero tú hiciste una referencia a una traducción joven de Montaigne ordenada por su padre. Hablas de Nicolás de Cusa, de la Docta Ignorancia. Me vino a pensar eso, ¿no? Hablas de un filósofo o un pensador del siglo XV, pero ¿a quién te referías? No sé exactamente. Traduzione è la traduzione dell'Apologie di Raymond Sebon ed è una chiedo scusa, sì, è una traduzione di Raymond Sebon e lui poi commenta questa traduzione, quindi il testo di Raymond Sebon, e però arriva a conclusioni completamente diverse, cioè un testo scritto in una prospettiva della filosofia scolastica diventa, secondo la tradizione, un messaggio scettico. Ora, diciamo, la mia interpretazione, come avete sentito, è diversa. Cioè, questo scetticismo, in realtà, nasconde un elemento aggressivamente propositivo, possiamo dire. Perché da un lato c'è quella contrapposizione fra la natura che cambia e Dio che non cambia. E quindi il rovesciamento del testo di Plutarco su Iside. Infatti io, rovesciando la battuta di insomma, la famosa frase di Spinoza, Deus sive natura,
io ho detto natura sive Deus, perché attraverso, diciamo, l'amico di Montaigne, Le Ferron, che interpreta, diciamo, il passo di Montaigne rovesciandolo, quindi è la natura immutabile. E quindi, diciamo, c'è questo primo elemento, cioè la contrapposizione fra la natura e Dio. Questo è l'elemento, diciamo, positivo, potremmo dire. E poi c'è l'elemento polemico. E questo arriva attraverso il passo di Senofane. Ora, anche qui c'è Le Ferron, perché Le Ferron, nella raccolta che aveva preparato un testo pseudo-aristotelico, dice anche contro Zenone, contro Senofane. E allora lui riprende Xenofane e lo aggiorna, potremmo dire, perché diciamo Xenofane naturalmente scrive nell'Atene del VI secolo e diciamo avanti Cristo, e ha presente, diciamo, il politeismo, e quindi ironizza sul politeismo, quello che più tardi verrà chiamato paganesimo. Ma invece, diciamo, in maniera criptica, tra le righe, Montaigne, secondo la mia interpretazione, diciamo, attacca l'idea dell'incarnazione. Ora, trovo incredibile che questo attacco non sia stato decifrato. E, come ho detto, diciamo, quello che trovo significativo è la possibilità di far convergere l'argomentazione contestuale di Sophie Jamat, basata su quella data della prima edizione che ritorna nella terza, e invece un'analisi testuale che è la mia. Quindi questa possibilità di combinare testo e contesto mi pare che rafforzi molto la tesi. Grazie Carlo, grazie tante. Grazie Claudio. Coda. Bellissimo. Yo tengo una pregunta de Liliana Weinberg, que pregunta ¿cuál es la relación de lenguaje y verdad en Montaigne? Hey, questo è un grande tema. Allora, un grande tema. Diciamo, direi che Montaigne, come dire, mette in dubbio le capacità conoscitive del linguaggio in vari modi. C'è tutta una parte che io, diciamo, è presente nella versione più ampia del mio saggio e che qui ho tagliato, in cui lui, diciamo, sottolinea come il linguaggio cambi, quindi è mutevole, non solo la natura è mutevole, ma anche il linguaggio è mutevole. E poi c'è questa ripresa del paradosso del cretese. Quindi, diciamo, quando lo scettico dice io mento, in realtà, diciamo, afferma qualcosa. Ecco, l'idea di passare da questo al que sais-je, cioè all'interrogazione, questo mi pare, diciamo, una mossa veramente notevole, e cerca di uscire dalle strettoie del linguaggio. E quello che mi pare non sia stato notato è che questo implica un rovesciamento di un suo testo più antico. Quindi, diciamo, lui prima, come dire, scherniva in quella dedica a Monsignor de Mem, dopo la morte del suo amico Etienne Laboissy, è stato pubblicato questa traduzione di Plutarco di Etienne Laboissy, l'amico di Montaigne. Montaigne scrive allora nel 1570, ma ci sono questi ingegni che così cercano di esprimere dei dubbi su tutto. Dopodiché lui lo fa, lui stesso. Però il dubbio non esclude l'aggressività e, questa è la mia interpretazione, il criptogiudaismo. Quindi, diciamo, è straordinariamente complessa la sua posizione. Io credo che ridurla al puro scetticismo è un errore. Però c'è, diciamo, il Montaigne nascosto, il segreto di Montaigne, se volete.
Carlos, tengo otra pregunta acá de Yurisan Bolaños que dice, ¿podríamos tomar la ausencia del nombre de Cristo de los ensayos como un rasgo precisamente de ese secreto? Beh, diciamo, secondo me la presenza marginalissima, ci sono pochissimi esempi in cui il nome di Cristo compare nei saggi. E diciamo, mi ha colpito questa battuta di Sainte-Beuve che dice, evoca Spinoza, dice, come si dice oggi, panteista, a proposito di Montaigne. Ora, qui vorrei fare una piccola digressione. Sainte-Beuve oggi è famoso soprattutto per diciamo il contro Sainte-Beuve di Proust, in cui diciamo Proust, il giovane Proust, ha attaccato Sainte-Beuve che voleva diciamo incentrare la sua analisi critica degli scrittori sulla loro biografia. Ora Proust attacca questo perché? Beh, qui c'è un discorso che ci porta lontani da Montaigne, però è un discorso di carattere generale, cioè Proust, diciamo, si considerava un fallito come persona e però era, diciamo, tutto calato dentro il suo grande progetto che poi è rimasto incompiuto, anche se è stato pubblicato alla fine dopo la sua morte gli ultimi volumi. Ora lui, diciamo, attacca Sainte-Beuve, il biografismo di Sainte-Beuve. Però Sainte-Beuve era un critico acutissimo. E queste pagine su Montaigne sono bellissime. Sono bellissime. Quindi, diciamo, dobbiamo recuperare, ma questo voglio dire, io non sono il primo a farlo, un grande critico italiano, Gianfranco Contini, ha scritto che il Port Royal di Sainte-Beuve è un libro straordinario e certamente lo è, di una ricchezza straordinaria. Ora, questa traccia negativa, se si vuole, cioè la marginalità del nome di Cristo, penso che può costituire l'avvio di una ricerca che io ho cercato di percorrere per arrivare a questo criptogiudaismo di Montaigne. Gracias, Carlos. Carlos, aquí hay otra pregunta de Julio César que pregunta: ¿qué saca de este camino analizado por estos estudios de los hombres gigantes? Los hombres, porque yo he propuesto como título, non vorrei sbagliare, sulle spalle dei giganti, è giusto? Ho sbagliato, ho frainteso? È corretto? Sì, adesso va. Sì, allora, questo come sappiamo è una metafora medievale, no? Una metafora medievale, e diciamo, è una metafora ambigua, non è vero? Perché ci sono i giganti e poi ci sono, diciamo, degli omiciattoli, in questo caso sono io che mi arrampico sulle spalle dei giganti, però l'ambiguità è che, diciamo, sulle spalle dei giganti noi vediamo più lontano e quindi, diciamo, superiamo i nostri limiti. Allora, nel senso che c'è il vantaggio della prospettiva, questo è poi il senso della metafora dei giganti. Quindi, diciamo, il fatto che il criptogiudaismo di Montaigne sia sfuggito, ma io lo trovo incredibile pensando per esempio a quel passo sopra la transustanziazione che finisce nella latrina. Cioè, come, diciamo, un lettore o una lettrice non siano stati, diciamo, scandalizzati da questo passo, cercando magari di censurarlo, però questo non è successo. Io non ho trovato nessun commento, però naturalmente qualcuno può averlo notato. Ho controllato la traduzione di John Florio, questo emigrato italiano per ragioni di religione, che ha messo Montaigne a disposizione di Shakespeare. Cioè Shakespeare non avrebbe potuto leggere Montaigne, perché non sapeva il francese, ma attraverso la traduzione di Montaigne ha potuto leggere.
Quindi, diciamo, ecco, qui torniamo a questo problema del leggere tra le righe. Un esercizio che ho fatto anche nel caso di Montaigne, cioè nel senso che c'è qualcosa che non è dichiarato o non apertamente dichiarato e però è una parte importante del messaggio. Quindi voglio dire, non mi arrampico non solo sulle spalle di Montaigne, ma anche sulle spalle di Leo Strauss. Quindi Leo Strauss mi insegna a leggere tra le righe, diciamo, quando dice tra l'antichità e la rivoluzione francese, scrivere su temi di politica o di religione sostenendo tesi eterodosse era possibile, ma in maniera criptica. E allora bisogna imparare a decifrare questa tecnica di scrittura, diciamo. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién va ahora? ¿Yo? Entonces, aquí tengo una pregunta que acaba de llegar, dice, de Daniel Vázquez. Y te pregunta, Carlos, ¿podríamos asociar esta revisión que Montaigne propone sobre la encarnación en Jesús al extrañamiento que Menocchio experimenta ante el Dios encarnado que acepta la crucifixión? bel paralelo. Sí, naturalmente, sí, i due erano contemporanei più o meno e sì, lo erano e Menocchio non ha potuto leggere Montaigne naturalmente, però ecco, è bella questa suggestione dello straniamento, perché effettivamente quando uno legge il saggio di Montaigne sui cannibali, questi indigeni brasiliani, no? E c'è questa come dire, presa di distanza nei confronti della città europea, cioè qualcosa di incredibile. E diciamo, in realtà Menocchio, questo contadino friulano, questo mugnaio friulano, in qualche modo ha preso le distanze dalla sua formazione leggendo il viaggio di Mandeville, di John Mandeville, e dice, c'è questa, diciamo, questo Mandeville che va verso la Terra Santa e registra una serie di credenze le più strane, e allora Menocchio dice agli inquisitori che leggendo queste pagine di come ci fossero queste credenze così strane, queste l'avevano tutto travagliato, e quindi lo straniamento effettivamente poteva agire come tecnica sia nei confronti, diciamo, del maire de Bordeaux, cioè Montaigne, sia nei confronti di un mugnaio friulano. Era una tecnica che era lì, che poteva agire e rivelare la sua carica esplosiva, diciamo. Grazie. Tengo otra pregunta de Arnaldo Donoso, que pregunta: hola, ya que en una conferencia anterior se trabajó sobre Dante y Auerbach, me gustaría consultar por la representación del ser humano. Me perdí aquí, por la representación del ser humano que trasunta de los ensayos y más aún de la empresa de Montaigne. Ma dunque, allora io
penso che qui abbiamo, diciamo, da un lato, come dire, il bisogno che in chi studia storia è inevitabile di contestualizzare l'impresa di Montaigne, quindi capire, diciamo, come lui sia potuto arrivare a proporla, e questo è quello che ho cercato di fare alla fine della mia presentazione. Dopodiché questa impresa ha avuto una grande fortuna. C'è una collana, diciamo, ora non so se continua ancora, forse no, ma è una famosa collana pubblicata in Francia che si intitolava per l'appunto Cossège. E, diciamo, erano dei libri, una collana enciclopedica, quindi era molto elegante il fatto di non presentarla in maniera affermativa, ma, diciamo, come una domanda. E io credo che, diciamo, noi possiamo appropriarci per un momento dell'impresa di Montaigne e chiederci Cossège, e a partire da questo, diciamo, riflettere su quello che sappiamo e sulla possibilità di ampliare le nostre conoscenze. Cioè c'è questo elemento, diciamo, antinarcisistico che io trovo straordinario, perché Montaigne parla di se stesso, mette se stesso al centro dei suoi saggi, cosa che nessuno aveva fatto, e però, diciamo, non è un libro narcisistico questo, no, certo non in maniera semplicistica. Montaigne si vede nei propri limiti, che sono i limiti dell'essere umano, si vede nelle sue debolezze, le sue malattie, eccetera. Quindi è un libro, diciamo, che insegna moltissimo, questo mi pare indubbio. Yo tengo ahora una pregunta de Gabriela Bravo y pregunta cómo interpretar el pensamiento de Montaigne a la luz del contexto latinoamericano actual. Qui io francamente non saprei rispondere. Cioè, però voglio dire, naturalmente, ecco, leggere il saggio sui cannibali, cioè su questi indigeni brasiliani, leggerlo in Francia, in Italia, oppure, diciamo, in Brasile, beh, non è la stessa cosa. Allora, cioè, lì è chiaro che come dire, il filtro che scatta nella lettura è diverso. E cioè l'idea che quello che, diciamo, gli europei narcisisticamente hanno chiamato il nuovo mondo, beh, visto invece così nella... a partire dall'America Latina, per esempio, beh, e allora si può guardare all'Europa con occhi diversi, e forse si può rovesciare la prospettiva di Montaigne. Cioè, diciamo, è chiaro che, come dire, io non sto contrapponendo l'America Latina all'Europa, sarebbe assurdo, anche perché, diciamo, c'è stata l'immigrazione, diciamo, massiccia dall'Europa nell'America Latina. Gaston Buruccua ha fondato una rivista che si chiama Europa, cioè, diciamo, ha sottolineato, diciamo, il fatto che sia la stessa e diversa. Però, ecco, questa diversità è per me appassionante. Cioè, tutte le volte che io mi trovo a dialogare con, diciamo, come dire, donne e uomini che vengono da un'esperienza così diversa da quella europea, nonostante i legami fortissimi che ci sono stati e ci sono, beh, lì imparo sempre qualcosa. Cioè c'è qualcosa che mi sorprende, che non è atteso. E quindi, diciamo, forse anche qui possiamo dire che in fondo della tradizione europea fanno parte tante cose, ma anche Montaigne. Cioè, il saggio sui cannibali è una svolta, cioè, perché, diciamo, è un saggio di presa di distanza, da un lato certo nei confronti degli indigeni brasiliani, poi nei confronti dell'Europa. Allora, questo è una mossa straordinaria.
Quindi, voglio dire, Lévi-Strauss diceva è stato Rousseau a fondare l'antropologia. Ma sì. E allora Montaigne? Penso che Montaigne abbia dei titoli per dire che per essere presentato come il fondatore dell'antropologia, che naturalmente è un'impresa ambigua, non lo sappiamo tutti, connessa col colonialismo, eccetera, però che prevede anche la possibilità di ritorcersi contro i suoi fondamenti. Quindi, diciamo, anche qui ritroviamo Montaigne. Gracias, Carlos. Ahora tengo una pregunta de Luis Manuel Cuevas, que dice, ¿se podría investigar alguna conexión intertextual o de ideas entre Montaigne y Pico de la Mirandola, sobre todo en relación a la pregunta por el hombre? Qui bisogna vedere, perché noi, diciamo, abbiamo... un'opera bellissima, dottissima di Villet sopra i libri citati a Montaigne, e in qualche caso possiamo identificare anche gli esemplari posseduti da Montaigne che sono stati identificati una nota di proprietà, eccetera. Io in questo momento non saprei rispondere se ha letto Pico, non che io mi ricordi, ma non posso escluderlo. Il discorso si complica sempre perché ci sono le fonti comuni, e quindi il modo in cui, allora io ho citato Cicerone, Plutarco, allora cioè tutti autori, per esempio, letti, tradotti, letti dagli umanisti. Quindi anche se non c'è un legame diretto, ci può essere però un legame indiretto, e quindi la ricerca si complica, come è giusto. Tenemos una ultima pregunta de José Emilio Brucúa, sí. Quien pregunta, me pide hacer la pregunta a mí, si entonces rechaza de plano la tesis de Popkin sobre el escepticismo de Montaigne como un prolegómeno del fideísmo y lo aparta, de la corriente poderosa de un pirronismo cristiano que se remonta a Erasmo. ¿Cuáles son las fuentes hebreas y rabínicas de Montaigne? ¿Existieron? En ese caso, ¿no es posible identificarlas y consolidar así la tesis revolucionaria sobre el marranismo de Montaigne, a cuya exposición hoy hemos asistido? Ma qui giustamente questa domanda, come è chiaro, moltiplica le domande e le possibilità di ricerca. E è chiaro che io, nel formulare questa tesi, non mi sono pronunciato sopra la tradizione a cui Montaigne ha potuto avere accesso. Una tradizione orale familiare, è possibile pensare questo? Io credo che sia possibile, cioè nel senso che questo potrebbe spiegare, questa tradizione familiare, sia quella data di Purim che riemerge nell'edizione ultima, nell'esemplare di Bordeaux, sia la polemica cripto-giudaica contro l'incarnazione. Cioè, tutto questo non necessariamente implica, una lettura di testi, che certamente io non sono in grado di documentare. Nessuno ha mai sostenuto che Montaigne sapesse l'ebraico. Il marranismo, è un fenomeno misterioso, perché, la trasmissione del marranismo è affidata molto spesso, come dicevo, a tradizioni familiari, a gesti anche, gesti oppure ricorrenze di calendario, chi lo sa. E qui come succede, le domande di chi fa ricerca
si scontrano col silenzio delle testimonianze. Tantissima parte, diciamo, della storia che vorremmo sapere non è documentata. E questo, diciamo, ci riporta, se vogliamo, al motto di Montaigne. Que sais-je? Muchísimas gracias, profesor Ginsburg. Gracias a todos por sus preguntas, gracias por las respuestas. Vamos a cerrar ahora y queremos agradecer a la Embajada de Italia, al Instituto Italiano de Cultura, al Instituto de Historia UCEA, a la Universidad Católica, a Gina, que ha estado tras el comando, a Michelle también con YouTube, a Andrea, el traductor, que estaba en Osorno, ahora está en Italia, y especialmente a Carlo Ginsburg por su tiempo, por su disposición. Ha sido realmente un privilegio escucharlo estos últimos tres viernes que nos han hecho ahora pensar en los viernes de Ginsburg, ¿verdad? Y con eso agradecer a todos su participación y dejarles invitadas a las próximas sesiones también de residencias en historia. Muchísimas gracias. Io sì, vorrei aggiungere anche a tutte le istituzioni che sono state ringraziate e le persone, vorrei ringraziare Rafael Gaune e Claudio Rolle che mi hanno invitato. È stato per me una gioia, un privilegio, un onore, e io ringrazio tutti, appunto, le istituzioni e le persone, e quelli che hanno fatto le domande, quelli che hanno ascoltato. Grazie, grazie veramente. Muchas gracias. Gracias, Carlo Ginsburg. Muchísimas gracias. Rimaniamo ancora un momento.